Hai visto che bello le donne che lavorano? Hai visto? Hai visto che bello? Ferdinando c'è una divina. E beh, stasera allora ti aspetto. A chi aspetto? Ripeteva la cena. Prima che arrivi. Dai Luca! Vai caro! Ah, sto ragazzino. Oh, passa, da adesso. Devo fare i break. Mary, what's wrong with them? Brava! Entra un po' in quello vortex, abbiamo Carolina 86, 63 metri e 86 centimetri in testa della gara. Poppe Grosso. Io come faccio? Per la seconda serie Simone Iezzi, Luca Lazzarini, Mirko Peciccia, Daniele Carrino, Lorenzo Manni e Simone Vittori. E per la terza serie abbiamo Maicon Luzzi, Carlo Fiorillo, Francesco Orecchio, Leonardo Saccoman, Davide Balducci e Stefano Giangrande. Questi 18 atleti sono pregati di avvicinarsi cortesemente il più velocemente possibile alla zona di partenza dei 60 ostacoli. Per l'Atletica Pomezia 8000 con la misura di 29,94 Chiara Ronca. Settima per l'Alto Lazio con 31,66 Noemi Pallozzi. Sesta per la Libertà Atletica Castel Gandolfo Albano con la misura di 32,55 Valentina Guerra. Quinta classificata per la studentesca Carini con la misura di 35,73 Teuta Cala. Quarta classificata per la Libertà Atletica Castel Gandolfo Albano, 39,36 la misura Beatrice Bella Padrona. E andiamo al podio, terzo posto Libertà Atletica Castel Gandolfo Albano con la misura di 41,52 Emma Cosciola Rosa. Seconda classificata con la misura di 43,54 per il Roma Sevilla Guardiani, Greta Paterra. E vince, si laurea campionessa regionale 2012 per il Vortex Ragazze, Fiamme Gialle e Simoni. Miglior prestazione del 2012 per la Vortex, 63,86 Carolina Visca. Brava! Miglior prestazione italiana. Eccole qua.
Ok.